Siamo con Ugo Sierra. Ugo, complimenti per la vittoria, 14 vittorie consecutive, fermarvi diventa sempre più un'impresa per tutti. Sì, anche se non abbiamo giocato una grande partita nel secondo tempo, comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo di chiudere l'anno senza sconfitte, quindi niente, adesso a riposare che la squadra è un po' stanca e vediamo che succede l'anno prossimo. Sì, infatti sembrava chiusa ormai la gara al termine del primo tempo, poi nel secondo tempo il Barletta è tornato sotto, che cosa è successo? Come ti dicevo, la squadra in questo periodo ha calato fisicamente, quindi meno male che avevamo preso questo stacco di 20 punti nel primo tempo, quindi alla fine ci ha dato la birra per arrivare alla fine della partita comunque senza essere mai superati nello score. Adesso arrivano le meritate vacanze, poi inizia il 2014, l'anno per cercare di inseguire quel sogno chiamato promozione. Sì, infatti siamo tutti convinti e stiamo lavorando per quello, per arrivare a quell'obiettivo, quindi niente, il 2014 spero che ci porti altre soddisfazioni. Per chiudere, gli auguri di Ugo a tutti i tifosi dell'Udas e agli utenti di Assist Sportivo. Come sempre alla tifoseria dell'Udas un grande saluto a tutta Cirignola che ci vuole bene. Felices fiestas, come si dice in spagnolo. Grazie Ugo, complimenti. Siamo con Ismael Onetto della cestistica Barletta. Ismael, avete fatto un primo tempo così e così, poi una ripresa sicuramente migliore, avete sfiorato anche la rimonta, che cosa è mancata per portarla a termine? Primo tempo così così, no, disastroso proprio, perché ci siamo presi 57 punti, penso che è stato là il risultato della partita, è stato quello, perché dopo rimontare questi 20 e passa dei punti di differenza era veramente difficile. Siamo stati vicini, però niente, come avevamo già dichiarato prima, ce ne andiamo a casa consapevoli che possiamo fare delle buonissime partite. Questa è stata la prima gara senza il play Valerio Corvino, quanto peserà nel corso della stagione la sua assenza? Tanto, stiamo parlando di un giocatore di primo livello, è umano anche oltre al valore quello cestistico, perché per noi era un termometro anche dentro lo spogliatoio, no? Quindi ci mancherà veramente tanto. Dal 2000 inizierà adesso le vacanze, poi inizierà il 2014 senza Valerio, la cestistica Barletta dove potrà arrivare? Senti, so che si stanno dando da fare per cercare di supplire con un arrivo di qualche giocatore, qualche play e l'assenza di Valerio, quindi speriamo buone notizie per l'anno nuovo. Per chiudere, gli auguri di Onetto a tutti i tifosi della cestistica Barletta, agli utenti di Assist Sportivo. Auguro a tutti quanti un bellissimo 2014, speriamo con un po' più di gioia, di lavoro per la gente che ne ha tanto bisogno. Grazie Onetto e ancora auguri. Piacere, auguri. Al Palabasket Nando Di Lio è tutto, ricordiamo il finale, Udas batte Barletta 85-79, salutandovi vi rinnoviamo gli auguri per buon Natale e buone feste. Per Assist Sportivo, i tuoi occhi sullo sport, Fabio Trallo.